Dopo aver esplorato il Parco Nazionale di Aigües Tortes nei Pirenei spagnoli, a malincuore lasciamo queste meravigliose montagne. Ora ci troviamo a percorrere la Transpirenaica, una strada che ci offre un assaggio dei magnifici paesaggi che troveremo in Spagna. E dopo aver attraversato canyon tortuosi degni del Colorado, calanchi finemente intarsiati dal vento e laghi maestosi, finalmente giungiamo a destinazione. Ed eccoci qua a Pamplona, nel parcheggio a nord della città. È un parcheggio gratuito, si può stare qui fino a 72 ore con carico e scarico. Molto comodo, vicino ai mezzi pubblici, all'autobus che porta in centro. Stiamo facendo una bellissima passeggiata dal camper con tappa immediata alla panaderia. Abbiamo fatto una seconda colazione. Stiamo andando verso il centro storico della città. Ci vogliono circa una quarantina di minuti a piedi. Sono 2,6 km. E da lì poi percorreremo tutto il percorso dell'Encierro fino a Plaza de Toros. I colori di questi alberi sono fantastici. Mi piace questa passeggiata. Devo dire che è veramente... cioè Pamplona mi sta stupendo. La funicolare. Forte questo servizio, perché poi noi comunque adesso stavamo camminando lungo le mura per andare sulla città vecchia, abbiamo trovato questo ottimo servizio, per cui per chi ha problemi di mobilità, chi fa fatica a camminare eccetera, è comodissimo. E adesso stiamo arrivando su nella città vecchia. Ricorda un po' il trenino a Genova. Vero? Sì, è vero, il trenino di Genova. Lungo il percorso si trova il mercato pubblico. Adesso andiamo a fare un giro dentro. Non possiamo mancare. Wow! Vale, io ho un'idea. Dimmi. Nel tuo zaino hai mezza baguette. Mm. La riempiamo con qualcosa che compriamo qua per il pranzo. Adesso prendiamo la paletta iberica della casa da mettere dentro nella baghettina che ci siamo presi stamattina fresca, e quello sarà il nostro pranzo. Prosciutto preso, e adesso andiamo a prenderci qualche fettina di formaggio per completare il panino. Dopodiché procediamo con il percorso dei tori. Missione formaggio fatta, e adesso la metto nello zaino e procediamo. Eccoci arrivati, dietro alle nostre spalle la partenza dell'Encierro. Questo è il recinto dove vengono tenuti i tori fino alla loro liberazione, che avviene ogni mattina alle 8. I tori vengono liberati, iniziano a correre lungo la strada per andare verso il Plaza de Toros, ma insieme a loro iniziano a correre anche le persone. Prima di arrivare qui, i tori fanno una vita normale, al pascolo, felici di essere liberi, ignari di quello che riserva loro il futuro scritto dall'essere umano. Usciti dal recinto, i tori percorrono Calle Santo Domingo per andare poi verso Estafeta. E
qualche momento prima della partenza della Corsa dei Tori, i corridori pregano San Firmino per chiedere la benedizione e la protezione durante la corsa. Poi viene sparato il ciupinazzo dal municipio e la corsa parte. Siamo davanti al municipio dove sparano il botto che fa partire la corsa di San Fermin. Dopodiché i tori percorrono questa strada. E infatti dietro a me qui ci sono le transenne, perché poi la via viene recintata tutta. Ovviamente bisogna mettersi in fila qualche ora prima, perché qui la piazza è piena di gente ed è praticamente impossibile, se non essere fisicamente il corridore davanti ai tori, di vedere la manifestazione. Per chi vuole, comunque, qui si affittano i balconi delle case diventano i palcoscenici di questa corsa. E una volta imboccata Calle Staffeta si va dritti verso l'arena. Tutto il percorso che abbiamo fatto è lungo circa 850 metri, viene percorso in 2 minuti e mezzo circa. Pensate che il toro più veloce l'ha percorso, mi pare, poco più di un minuto. Ed è proprio qua che i tori arrivano ed entrano nell'arena. Ed è per grandezza la seconda arena più grande di Spagna dopo quella di Madrid. Non in tutta la Spagna fanno la corrida, ad esempio a Barcellona non la fanno, a Madrid invece sì, e qua a Pamplona sì, alcuni l'hanno abolita. Io sono andato a vedere una corrida per curiosità, ma posso assicurarvi che è una cosa veramente brutta. Detto questo, dobbiamo documentarlo per far vedere una cosa che... Buca fuori dal tempo. Secondo noi sì. Brava, fuori dal tempo, è la parola esatta. Cioè, poteva aver senso durante il Medioevo, ma non adesso. Va bene, procediamo con la visita dell'arena. Queste sono tutte le feritoie, perché da qui escono i tori e quindi il personale si nasconde dietro questi muri di cemento. È pieno di protezioni di cemento. È un posto che, vi posso assicurare, mette ansia. Sembra un carcere, sembra un lager, proprio sensazione negativa. All'interno del recinto, praticamente è il primo recinto dove vengono rinchiusi i tori all'arrivo. Infatti qua poi verranno sorteggiati per essere assegnati ai vari toreador. Ci sono le mangiatoie, qui possono mangiare, si rifocillano in attesa appunto poi per dello spettacolo della corrida. Andiamo alla prossima stanza e vediamo che cosa c'è. Usciti dalla stalla, entriamo nell'arena. Ma prima di entrare proprio nell'arena, qui c'è la sala dei toreri.
La pavimentazione è di sabbia, sabbia piuttosto grossolana. In questo punto mi trovo proprio al centro dell'arena. Che eco! Cambiamo completamente registro. Noi siamo venuti a vederlo perché siamo curiosi di conoscere le tradizioni delle città, dei paesi che visitiamo. Quindi questa è una tradizione importante per gli spagnoli, è inspiegabile per noi, assolutamente incomprensibile. Ci ha colpito tanto questa visita, non in positivo. Adesso ci dobbiamo un po' riprendere, sì. E quindi direi di andare a prepararci il panino. Andrea, però ascolta, avrei individuato qui vicino, sì, una cerveseria, ah, dove potremmo farci un qualche pincio e bere una birretta. Il panino bene, lo mangiamo, sì, dopo. Ho bisogno di staccare, è stata veramente pesante, ecco, molto pesante. Andiamo a farci una birra. Basta, sì. È un posto dove dovrebbe rimanere museo e abolire tutta questa cosa qui. Esatto. Vabbè, è solo parere personale, poi ci sono pareri discordanti, c'è chi pro e c'è chi contro. Noi siamo contro. Facciamo sì, così. Siamo presi 5 pinchos, i migliori della casa. Questo è un burrito di qualcosa che non ho capito. Credo che sia di carne. Buono. Buono, forte ma buono. Credo che sia tipo un brasato da pucciare con il pane. Mamma mia, che roba! Finiamo con il formaggio, pincio di formaggio locale. Posto buonissimo, ci siamo rinfocillati, siamo proprio qui in Calle Staffetta e abbiamo trovato questo posticino molto molto buono. Sì, uno direbbe, almeno io ero molto critica pensando che fosse una roba turistica, invece i pinchos dovete assolutamente provare. Però i pinchos, quelli di cucina, non, sì, quelli che hanno esposti, che comunque sono buoni, per carità, sì, perché il pulled pork. Il primo è stato il pulled pork, abbiamo iniziato aperto con il pulled pork. Buonissimo, ma poi a seguire tutti quelli che hanno cucinato nel retro bottega sono quelli che sono in mano. Super! Siamo arrivati alla cattedrale di Pamplona, adesso entriamo, facciamo un giro dentro e poi continuiamo verso Piazza del Castello. E qui timbri la tappa del Cammino di Santiago sul tuo quaderno. È costruita in un miscuglio di stili architettonici tra gotico e neoclassico. Al suo interno ospita il sepolcro di Carlos III di Navarra e la moglie Leonor di Castiglia, magnifica opera scolpita in alabastro. Una parte da non perdere è poi il chiostro, costruito tra il XIII e XIV secolo è considerato uno dei migliori esempi gotici dell'intera Europa. Allora, cosa abbiamo comprato? Delle piccole paste tipiche di Pamplona. Al cioccolato, alla marmellata, alla mela, alla crema, basta. Tu prendi. Buonissimi. La
Plaza de Castillo è stata testimone dei principali fatti storici della città. Fino alla metà dell'Ottocento vi si svolgevano anche le corride. Ci troviamo praticamente nel cuore di Pamplona. Questa piazza è considerata un po' il salotto dei pamplonesi. Oggi ospita i grandi eventi locali. Pensate che è presente nelle mappe fin dal Medioevo. Passeggiando per le vie ci troviamo davanti al monumento all'Encierro. Proseguiamo un po' a zonzo per Pamplona per raggiungere la Ciutadella, che sarebbe la fortezza, un punto da dove poi dall'alto si vede tutta Pamplona. Nel frattempo ci godiamo questi vicolini. Sono bellissimi perché siamo fuori dalla via più turistica e ci sono delle bellissimi palazzi, tutti colorati, con questi balconi fioriti. Poi ci sono gli scorci con le cattedrali, le chiese. Sì, bellissimo. Davanti a noi la Ciudadela. Si chiama la Ciudadela. Llegaron fuera, invadieron, o sea, acamparon. Sí. Y nevó. Sí. Y los soldados franceses empezaron a jugar entre ellos con bolas de nieve, con los centinelas de la Ciudadela, los españoles. Era l'esercito napoleonico che assediava la fortezza. E niente, con lei ha iniziato a nevicare e con le palle di neve hanno iniziato a tirarsele tra la cittadella e l'esercito assediante e alla fine sono riusciti ad entrare. È una fortezza a forma di pentagono che è stata costruita durante il periodo del Rinascimento spagnolo all'incirca nel 1540. Adesso ormai è, diciamo che della fortezza di per sé resta poco, ci sono tutte le mura che hanno una pianta molto particolare appunto ed è adibita a eventi pubblici, esposizioni eccetera. Questa praticamente è l'ultima tappa di Pamplona. Allora Valentina, i piani sono quelli di uno, a tua scelta, prendere i mezzi pubblici e tornare al camper, oppure ripercorrere tutta la Ciutadella, tutta Calle Escaleta, e andare al camper a piedi. Poi facciamo pascolare un po' i bici e chiudiamo la giornata. Andrea, ma la giornata sono le 4, le 5 meno 10. Se andiamo a piedi, se andiamo a piedi arriviamo alle 6, eh? O 6 e mezza facciamo il nostro caffè, alle 7 così siamo alle 8 sei a dormire. Brava. Ecco, che bellezza. Altro che la vita notturna, ecco, dovete sapere che le nostre mini guide difficilmente terranno consigli per la vita notturna nelle città che visiteremo. Esatto. È una pecca. Eh no, allora, bisogna decidere qua, eh. O si dorme tanto la mattina e si esce la sera, però poi tutto il giorno cosa fai? No, esci nella mattinata molto tarda o pomeriggio, stai fuori pomeriggio e sera, anziché fare mattina, pomeriggio, poi la sera sei caput. No. Vabbè, torniamo a noi, Vale. Che cosa vuoi fare? Autobus o piedi? E dopo 20 volte di questa chiusa, da qui noi vi salutiamo. Se Pamplona vi ha incuriosito, vi piacerebbe visitarla, ma non avete tempo o voglia di organizzare il vostro viaggio, vi renderemo disponibile sul nostro sito il nostro itinerario completo. Per te che non hai voglia di organizzare un viaggio tuo, per te che ti vuoi rilassare e vuoi passare un weekend in una città europea, trovate il link in descrizione per andare a scaricare la guida. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e scriveteci qui sotto i vostri commenti. Ciao, alla prossima!